In questo nuovo video tutorial dedicato a Gestodella vediamo come è possibile configurare la stampa di ricevute e fatture. Gestodella attualmente non integra un modello per le fatture ricevute, ma permette di utilizzare un modello prestampato che deve essere opportunatamente configurato. Altrimenti noi possiamo utilizzare, in esempio, OpenOffice per creare un nostro modello. Io ho creato questo modello in doppia copia, in maniera tale che su un unico foglio possiamo avere sia la copia per l'hotel, sia la copia da consegnare alla cliente. Una volta creato il nostro modello, possiamo utilizzare in Ubuntu uno dei qualsiasi programmi per la scansione di file, quindi mandiamo in stampa il nostro file e poi lo scansioniamo come immagine. A questo punto possiamo aprire il nostro gestionale alberghiero ed andare a configurare il nostro modello per la stampa di ricevute e fatture. Quindi andiamo nel menu in alto, in configurazioni, stampa ricevute e fatture su modelli prestampati. Creiamo una nuova configurazione e clicchiamo sul pulsante Crea. A questo punto la parte sulla destra diventa utilizzabile. Bene, la prima cosa che dobbiamo fare è caricare l'immagine precedentemente scansionata. Ok, adesso quello che dobbiamo fare è andare a configurare, a impostare tutti i campi nelle specifiche posizioni. Qui diamo l'immagine con la risoluzione con cui è stata scansionata la nostra immagine. Io ho utilizzato un valore pari a 100 dpi. La dimensione del foglio è 1x4, la dimensione del font che sto utilizzando è uguale a 10 e la tipologia del modulo è doppio orizzontale, cioè su un unico foglio abbiamo una doppia copia, una per l'hotel e uno, come già detto, per il nostro cliente. A questo punto selezioniamo l'icona mouse e partiamo dal primo campo, numero di documento, e lo andiamo ad inserire a fianco al nostro numero del modello prestampato. Lo spostamento per la seconda pagina, quindi per la seconda copia, io metto un valore uguale a 513. Facciamo salva. A questo punto continuiamo così per tutti gli altri. Vedete che il numero di documento, impostando 513, si riflette anche sulla seconda copia del nostro modello ricevuta o fattura che essa sia. E così andiamo a configurare tutti gli altri campi. In questo caso configuriamo ricevuta, quindi facciamo salva, fattura, data, nome, indirizzo. Città, codice fiscale, campo dati, quindi qua sarebbe tutta la descrizione dei servizi utilizzati dal nostro cliente. Corrispettivo,
imponibile. IVA, imposta totale, totale. A questo punto abbiamo configurato tutti i nostri campi e facciamo imposta questa configurazione come predefinita per questa postazione. A questo punto clicchiamo su OK, chiudiamo questa finestra. Quando dobbiamo ad andare ad emettere una fattura o una ricevuta, supponiamo una fattura, a questo punto noi possiamo per esempio ricercare un nostro cliente, per supponiamo Mario Rossi. Qui andiamo a inserire i dati relativi a partita IVA o codice fiscale. Iniziamo ad aggiungere la descrizione dei servizi usufruiti dal signor Rossi e il costo relativo, per esempio per pernottamento. Supponiamo che sia di 114 euro. Cena 60 euro. Colazione. Uso garage 20 euro e in questo caso vediamo che in automatico tutti i campi vengono man mano aggiornati. Salviamo la nostra fattura e una volta che noi poi mandiamo in stampa il nostro documento, vediamo che in GestHotel appunto questi rispettivi campi saranno rimpiazzati dai valori inseriti nella nostra fattura.